Nel finire degli anni 60, dopo la nascita del secondo programma televisivo, prima dell'apertura delle trasmissioni regolari, appariva il cartello con la scritta Prove tecniche di trasmissione. Oggi, con l'applicazione della Spending Review da parte del governo Monti, tale concetto deve gioco forza andare in porto. Nei giorni scorsi a Rivignano, alla presenza del presidente della regione Renzo Tondo e dell'assessore Riccardo Riccardi, si è svolta la cerimonia di presentazione della futura unione, de iure, tra la locale amministrazione comunale e quella di Teor, con la fusione che porterà a un'unica realtà territoriale. Abbiamo chiesto al direttore de Il Messaggero Veneto, Omar Monastier, presente in qualità di moderatore, di esprimere al nostro microfono la sua opinione. Possiamo dire che questo convegno in un certo senso è una sorta di chilometro zero per una futura partenza del concetto di autonomie locali, no? Beh, mi piace l'idea del chilometro zero perché dà un'idea di vicinanza e di prossimità con il territorio. Speriamo che sia così. Io credo che sia necessario unire le risorse del Friuli, soprattutto in un momento di grande difficoltà come questo, ma non è soltanto una questione economica, si tratta di dare un servizio migliore e di maggiore prossimità al cittadino, che poi è l'essenza stessa della nostra autonomia. Quindi penso che un esempio come questo, piccolo ma significativo, debba assolutamente essere ripreso anche da altri. E questi mesi in Friuli, della sua presenza, come li giudica? Beh, io sono entusiasta, credo che si veda leggendo Il Messaggero Veneto. È la mia terra, sono felice di essere qua e spero di contribuire a farla crescere. Il Comune di Gorizia informa che, per quanto riguarda il parmigiano reggiano prenotato da diversi cittadini in occasione della tombola dei Santi Pietro e Paolo, il Comune di Finale Emilia ha comunicato di non essere in grado di fornire i quantitativi richiesti, in quanto la massiccia domanda ha superato notevolmente la disponibilità stoccata nei magazzini dei caseifici della zona interessata dal terremoto dello scorso maggio. L'assessore al welfare, Silvana Romano, ha dichiarato che il Comune è soddisfatto dell'enorme richiesta perché, ancora una volta, i goriziani hanno dimostrato una grande sensibilità e disponibilità verso le popolazioni emiliane con un aiuto concreto attraverso l'acquisto del parmigiano reggiano. Al contempo, spiega la Romano, siamo dispiaciuti di non aver potuto accontentare le richieste di questi numerosi cittadini, ma il Comune di Finale Emilia ci ha garantito che da settembre riprenderanno ad evadere gli ordini con regolarità. Il nostro consigliere comunale, Franco Assec, si è reso disponibile a contattare nuovamente tutti i cittadini che durante la tombola del 29 giugno scorso hanno lasciato il loro nominativo per l'acquisto. In riferimento alla lettera pubblicata qualche giorno fa su un giornale locale, la Romano ribatte: prima di scrivere sulla stampa, una telefonata a me o al consigliere Assec sarebbe stata sufficiente.